Una vita per la musica, un concerto per la vita. Evento organizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con diverse associazioni territoriali. Qual è il significato di questa iniziativa? L'iniziativa è iniziata lo scorso anno proprio per dare un segnale che i giovani ci sono e ci sono per la beneficenza, in questo caso per il reparto di neonatologia dell'ospedale Sant'Anna Regina Margherita per i bambini nati prematuri della Onlus Piccoli Passi. Abbiamo pensato di organizzare un concerto rock per devolvere il ricavato appunto per questa associazione, questa Onlus, e direi che il successo dello scorso anno ha fatto sì che anche per quest'anno si riproponesse l'evento in Allier, grazie anche al patrocinio del Comune e anche all'aiuto dell'amministrazione comunale, che è stata gentilissima con noi, ci ha dato supporto. Quest'anno in particolare ci siamo arricchiti della presenza di alcune associazioni che ci danno una mano proprio nell'organizzazione, tra cui l'associazione Amici del Castello Ducale d'Allier e i Bikers for Children. Ci saranno anche gli Alieni, che sono un gruppo biker di Allier, e quindi tutti per questo evento che spero anche quest'anno farà i suoi frutti. Vengono coinvolte anche le scuole primarie di Allier Castellamonte con un concorso? Sì, esatto, abbiamo pensato di coinvolgere anche i bambini, perché il pensiero di coinvolgere per un evento così importante ci sembrava giusto. Loro saranno praticamente dei piccoli protagonisti con un concorso di disegno che aveva appunto come tema la beneficenza, la musica per beneficenza, e parteciperanno 17 classi delle scuole primarie di Allier e di Castellamonte. E già l'anno scorso questo evento ha visto protagonisti questi bambini, è stato un successone e anche quest'anno lo riproponiamo. L'amministrazione comunale Alladiese sostiene questa iniziativa in favore dei bambini? Certamente, come non sostenere un'iniziativa di questo tipo? Penso che tutte le iniziative, tutti gli eventi che in qualche modo possano essere riconducibili a questioni di beneficenza debbano essere sostenute da tutte le amministrazioni. In particolare noi ci abbiamo creduto fin dall'anno scorso a questa iniziativa che era nuova per il paese di Allier, proposta da Deborah e Giorgio del ristorante Scudo di Francia di Allier, e che noi abbiamo da subito cercato di condividere e di aiutare. Come l'abbiamo aiutata? Con quelli che sono i nostri strumenti, ovviamente cercando di dare a disposizione degli spazi che sono quelli del Salone Alladium, in modo tale che anche il Comune di Allier, che anche la nostra amministrazione, possa in qualche modo dare una mano all'associazione Piccoli Passi, perché il fine è nobile e quindi bisogna mettersi tutti in gioco. Un evento che non coinvolge soltanto le associazioni locali, ma anche dei lavoratori. Sì, oltre alle associazioni che già hanno fatto parte lo scorso anno, quelle nuove che faranno parte quest'anno dell'organizzazione, la peculiarità è che avremo anche ad aiutarci dei lavoratori dell'RTM. L'RTM è un'azienda alladiese che purtroppo in questo momento ha qualche difficoltà, e anche qui l'amicizia e la vicinanza di alcuni lavoratori con gli organizzatori dell'evento hanno fatto sì che nascesse questa collaborazione e che secondo me va a rafforzare ancora di più il significato, quindi questa azione positiva nei confronti di un'associazione unita alla vicinanza a lavoratori che in questo momento hanno un problema e che sono un po' il problema della società di oggi. Una serata musicale che sarà tenuta da? I Ciao Went, un gruppo che raccoglie il testimone dalla Combriccola del Blasco, che è il gruppo che l'anno scorso ha sposato la nostra iniziativa. Quest'anno si è ritenuto doveroso cercare anche qualcosa di diverso per stimolare il pubblico, quindi questo passaggio di testimone, speriamo che il successo sia analogo o meglio ancora di più.